Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del procuratore capo di Napoli Nord, Francesco Greco. Buonasera signor procuratore, come sta? Buonasera a lei e anche ai telespettatori. Guardi, non mi sembra vero di averla qui, con me non penso sia un miraggio, perché è difficilissimo entrare nell'agenda di lavoro del procuratore, quindi proprio io in genere ringrazio i miei ospiti alla fine, a lei la ringrazio prima e così mi porto il lavoro avanti, tanta l'emozione e la gioia per la verità, e la ringrazio. Ma sono io che ringrazio lei per l'invito e poi non è che sono così inavvicinabile, insomma c'è no, lei è gentilissimo. Già ho concesso tra virgolette, un'intervista. In illo tempore o illis temporibus, si ricorda. Ci siamo proprio già visti e lei fece un ottimo lavoro, lo ricordo perfettamente. La ringrazio. Mi pare nel 2017 forse, sì. Comunque, insomma, è passato tanto tempo, ma dalle domande poi vedrà che io la seguo sempre con affetto e stima. Signor procuratore, dobbiamo dire della Procura di Napoli Nord, una giovane procura nata nel 2013, settembre 2013. Mi pare, no? Proprio quarto così. Palazzo di giustizia, una procura giovanissima, però diciamo già di frontiera, perché opera in grandi difficoltà con pochi magistrati, poco personale amministrativo, insomma si sa queste cose. E poi la cosa importante è che lei ha un vasto raggio di competenza, 19 comuni a nord di Napoli, 19 comuni a sud di Caserta, la commissione parlamentare di inchiesta, grazie alla Procura di Napoli Nord, ha potuto fare gli approfondimenti sugli illeciti del ciclo dei rifiuti. Lei ha condotto tantissime inchieste veramente di successo. Oggi ha 5 magistrati in più. Il Ministro della Giustizia ha concesso questi 5 magistrati. È contento? Basta così o occorre altro? Allora, per la verità, chiaramente le nuove forze, i nuovi magistrati che hanno preso possesso alla Procura di Napoli Nord, per noi sono sicuramente una linfa importante, una linfa vitale. Però lei mi ha chiesto all'inizio se io sono soddisfatto di quello che sinora è avvenuto e del lavoro svolto dalla Procura di Napoli Nord. Io le direi parzialmente soddisfatto, perché in effetti quei problemi che erano all'inizio della nostra attività purtroppo non sono risolti. E non è certo la presenza dei magistrati, perché la presenza dei magistrati è sicuramente sufficiente al momento, anche se in prospettiva si dovrà parlare di un aumento delle piante organiche, ma noi abbiamo un numero assolutamente adeguato adesso di magistrati, perché lei ha ricordato che ad aprile hanno preso possesso 5 giovanissimi magistrati, ma estremamente validi. A giugno, all'inizio di giugno, prenderanno possesso altri 2 magistrati non giovanissimi, ma che provengono da trasferimento dalla Sicilia. Quindi magistrati già esperti, magistrati già ben strutturati, e poi prenderà possesso all'inizio di luglio un altro magistrato. Quindi l'organico dei magistrati, ricordo che il nostro organico è di 27 sostituti procuratori, di 2 procuratori aggiunti, oltre chiaramente al procuratore, è quasi pieno, perché in effetti tra breve mancheranno solo 2 unità. I problemi invece strutturali, che sono quelli che io già facevo presente a una sua specifica domanda quando ci vedemmo la scorsa volta, sono il personale amministrativo, che è assolutamente inadeguato rispetto al numero dei magistrati. Pensi che per ogni magistrato in organico abbiamo 2 unità di personale amministrativo, considerando tutti, quindi non solo i cancellieri, gli assistenti, i funzionari, ma anche i commessi, gli autisti. E poi la sezione di polizia giudiziaria, che nonostante i miei quotidiani sforzi non è ancora adeguata rispetto al numero dei magistrati, perché, per cui vi è una situazione di contrarietà alla legge, perché
noi dovremmo avere una sezione di polizia giudiziaria di 60 unità, perché il rapporto è 1-2, e invece sono solo 26. Questo comporta tutta una serie di problematiche. Difficoltà. E chiaramente incide sull'efficienza dell'ufficio e quindi alla fine incide proprio sulla possibilità di tutela e sulla sicurezza dei cittadini. Lei prima ha ricordato l'emergenza ambientale. Ecco, quello è uno degli aspetti importanti, perché sicuramente un apporto di polizia giudiziaria superiore potrebbe sicuramente essere molto importante per noi. Però nonostante ciò l'ufficio, non tocca a me dirlo, ma è un ufficio che ormai è radicato sul territorio, non sono mancati risultati investigativi anche importanti, con indagini che hanno avuto addirittura un rilievo nazionale, ma alla fine io potrei dire di essere solo parzialmente soddisfatto, perché se l'ufficio avesse delle risorse superiori, sicuramente potrebbe andare molto meglio. Chiaramente l'ufficio di procura poi è strettamente rapportato anche all'attività del tribunale, e anche il tribunale risente un po' risente parecchio delle problematiche che io ho, di cui ho già detto, cioè carenza di personale amministrativo. Pensi che il tribunale di Napoli Nord è uno dei più grandi d'Italia, quindi ha un numero di magistrati molto elevato. Se non sbaglio sono circa 90 magistrati, e il personale amministrativo è assolutamente insufficiente. Un'altra grave emergenza che purtroppo non si riesce a risolvere è quella della mancanza di aule idonee, per cui processi che riguardano, presso il tribunale poi si svolgono anche di Napoli Nord, si svolgono anche i processi che istruisce la direzione distrettuale antimafia, e quindi molte volte ci sono processi con decine e decine di imputati che chiaramente non è possibile svolgere nell'ambito. Quindi, nonostante uno stanziamento di svariati milioni di euro già deciso, per il momento, anche se su questo c'è stato un impegno del ministro Bonafede, con cui a febbraio ci siamo incontrati, però il problema, l'impegno c'è, ma il problema non è ancora risolto. Non è ancora risolto. Ma comunque chiaramente non siamo pessimisti. Quindi lei, per giungere a questi risultati, fa più fatica, enorme fatica. Vede, non si tratta, qui chiaramente i risultati non sono i miei, i risultati sono di tutta una squadra, di tutto un ufficio. Devo pubblicamente ringraziare non solo i magistrati che ho avuto sinora, molti dei quali sono andati poi in altri uffici per trasferimento, ma anche tutto il personale amministrativo, la polizia giudiziaria, perché veramente stiamo da tempo cercando di svolgere un lavoro di squadra, e ripeto, con risultati investigativi significativi. Sì, e importanti. Ma su vasti chiaramente vasti campi. Sulle varie priorità che abbiamo noi, non solo quella ambientale, ma anche la criminalità predatoria, poi c'è tutto il settore quello a cui lei faceva riferimento, delle fasce deboli, quindi minori, ma anche donne, violenza domestica. Su quello abbiamo notato un aumento notevole delle notizie di reato, per cui una delle scelte organizzative che ho pensato di fare è quello di aumentare proprio il numero dei magistrati addetti alla sezione che si occupa di questi reati. Infatti, uno dei magistrati, tre dei magistrati che sono arrivati ad aprile sono stati proprio collocati nella sezione che si occupa delle fasce deboli, e poi ne verrà a giugno anche un quarto. Un altro. Quindi su questo siamo perfettamente consapevoli dell'emergenza che c'è,
soprattutto nei comuni che costituiscono l'Interland della provincia napoletana. Che la competenza è vasta. Praticamente la nostra competenza arriva alle porte di Napoli, perché Casoria, che è attaccata a Napoli, pensi che parte dell'aeroporto di Capodichino nel territorio di Casoria e rientra nella nostra competenza. Quindi, ritornando al discorso delle fasce deboli, lì abbiamo notato una notevole recrudescenza di questi reati, ma forse più che recrudescenza, una maggiore consapevolezza che forse prima mancava, ma proprio la presenza di un ufficio che è sul territorio forse rende più manifesta. Perché lì ci sono degli insediamenti abitativi, ricordo Parco Verde a Caivano, Procuratore di Frogo, ma non solo, ma tanti, dove praticamente il crimine non è di casa. Non solo il crimine è di casa, perché sono anche, diciamo, siti noti per essere piazze di spaccio di sostanze stupefacenti, ma continuando il lavoro, il discorso sulla questione dei minori, sono zone dove non c'è assolutamente tutela dei minori e purtroppo non c'è attenzione, almeno ci sono, signor Procuratore, parlando di minori, proprio un peggioramento di questo maltrattamento dei minori, e lei ha dato l'allarme proprio su questi maltrattamenti dei minori, e la causa principale è il disagio economico, sicuramente la fascia giovane d'età dei giovani genitori vengono maltrattati da bimbi, da neonati. Adesso lei ha visto anche a Milano un bambino di 2 anni faceva i capricci, l'hanno ammazzato, simile a quello che si è verificato. Lei ne ha fatte, ne ha seguito tantissime di inchieste di successo, quella del Parco Verde, della Fortuna Loffredo, Luigi di Parete, di Aversa, che fu colpito da un proiettile, sì. E lei ha faticato non poco, perché c'è tanta omertà, ha faticato non poco a trovare il colpevole, e ha seguito anche ultimamente, ancora in corso penso, quella di Giuseppe, quello del bimbo di Cardito, ammazzato a botte dal compagno della mamma, e la mamma inerme così, e quindi non ne parliamo perché siamo, diciamo, c'è il processo in corso. E tutti questi episodi di grande violenza verso i bimbi, e si incomincia da piccoli, da neonati all'asilo, quelli che hanno purtroppo la sfortuna di avere genitori che hanno a che fare con la droga, in tenera età impacchettano droga, insomma servono, fanno i pusher, insomma tutti questi episodi, da che dipende, diciamo, tutta questa violenza verso i giovani, allora, verso i minori, le fasce deboli? Beh, sicuramente, come ha già detto lei, c'è il problema del disagio economico, ma non è quello solo, perché ci sono tanti minori, tanti bambini ben seguiti anche in famiglie modeste, e che poi riescono ad avere un futuro molto più roseo dei genitori, proprio per la cura e la continua presenza dei genitori. Quindi non è tanto un problema di disagio economico, ma piuttosto un problema anche di incultura. Di cultura, di educazione. Di educazione, un problema poi guarda caso, i luoghi dove si verificano questi episodi sono i luoghi dove la criminalità organizzata è più attiva, presente. È più forte, più presente, dove ci sono, dicevamo prima, piazze di spaccio. Quindi io direi che purtroppo è un problema difficile da affrontare, ma non c'è stata l'attenzione, mancano delle, a mio avviso, delle concrete politiche giovanili. E di assistenza, anche di prevenzione, e di assistenza alla famiglia. Purtroppo in questo settore conta molto conta molto la sinergia, l'impegno di tutte le istituzioni, quindi in primis la scuola, infatti noi molti episodi che poi
rappresentano vicende diciamo, di cui ci dobbiamo occupare, ci provengono proprio da segnalazioni della scuola. Quando ci sono, perché non sempre ci sono. Beh, sì, esatto. Quando ci sono e quando ci sono insegnanti e dirigenti intelligenti. Secondo me la catena... Dirigenti scolastici, professori che interpretano bene il loro ruolo. E in questo caso diciamo, c'è la possibilità di intervenire, ma come diceva lei, in altri casi questi episodi... Se non si denunciano, come si fa a sapere? Non li conosciamo, quindi non possiamo intervenire. Certo. Poi c'è tutto un problema, i problemi sono notevoli, anche di carenza di servizi sociali, molti servizi sociali dei vari comuni del nostro territorio hanno personale del tutto... sprovveduto. No, sprovveduto non lo possiamo dire, ci sono tante professionalità, insufficiente, che non riesce a seguire tutte le vicende, manca un coordinamento con i medici di base, con le ASL, insomma, bisognerebbe molto lavorare su questo aspetto. Chiaramente è un aspetto che non rientra nelle specifiche competenze della Procura, certamente. Ma io ho, in più occasioni ho cercato di denunciare, cioè di evidenziarlo, perché, ripeto, forse queste periferie sono un po' abbandonate a se stesse. E quindi su questo bisognerebbe sicuramente Curare, secondo me, i rapporti genitore, la catena dovrebbe essere genitori, scuola, scuole, gli ospedali, i presidi, le insegnanti, essere attenti, ma soprattutto refertare, fare compilare le relazioni. E anche maggiore cultura, maggiore consapevolezza della responsabilità dei genitori, che molte volte manca, come diceva lei, molte volte si tratta di genitori molto giovani, che provengono da famiglie che hanno avuto magari problemi. Loro stessi hanno avuto. Noi sappiamo che molte volte coloro che commettono abusi sui minori sono persone che a loro volta sono state abusate. Quindi e questo è tutto volevo dire. Certo. Diciamo, una situazione a catena che effetto domino. Signor procuratore, tra le fasce deboli ci sono anche le donne. Le violenze alle donne continuano, i femminicidi continuano, la donna continua a non avere difficoltà a denunciare, nonostante l'ultimo provvedimento, quel codice rosso del ministro Bonafede, che è una corsia preferenziale per abbreviare tutto l'iter perché una donna abbia soccorso. Ecco, come lei potrebbe convincere le donne a denunciare, perché la donna stenta a denunciare, perché già il denunciare, quando si va a denunciare, significa ripercorrere tutta la tragedia e quindi è un trauma. La donna molto spesso vuole salvare la famiglia per i figli, molto spesso non ha denaro, dice io mo denuncio e poi dove vado? Lei ha già dato la risposta, è proprio così, cioè le donne non denunciano spesso per paura, ma anche perché molte volte hanno vergogna nel manifestare all'esterno determinate situazioni di abusi, di violenze all'interno della famiglia. E questo rappresenta un grande rischio, perché nel momento in cui si ha la consapevolezza che c'è un partner violento, bisognerebbe assolutamente denunciare e scappare. Anche perché la donna molte volte non denuncia perché spera nel recuperare il rapporto, che molte volte l'autore di questi reati è caratterizzato alti e bassi. Ci sono episodi di violenza, poi finisce l'episodio di violenza, c'è la pretesa ad essere perdonati, c'è la pretesa... c'è la manifestazione della volontà di cambiare vita,
diciamo, di abbandonare questi atteggiamenti violenti, di manifestare più affetto, però poi di solito l'esperienza ci dice che non è così. Sono quando recidivi. Si verificano nuovamente gli episodi e molte volte non si ha neanche la consapevolezza della gravità della situazione, perché se viene denunciata diciamo, la situazione, soprattutto personale di polizia giudiziaria che è ben istruito in proposito, l'arma dei carabinieri ha dato delle disposizioni molto importanti e molto, diciamo, utili in proposito su come agire, su come si recepire, su come deve comportarsi in queste situazioni l'appartenente alle forze dell'ordine, ma anche la polizia. Quindi c'è assolutamente una consapevolezza da parte degli organi di polizia che hanno ben istruito il loro personale. Però il problema è che tutto avviene nell'ambito della famiglia, nel chiuso della famiglia. Quindi quando questi episodi non escono è molto difficile intervenire e anche valutare quelli che noi chiamiamo parametri di rischio che dovrebbero comportare poi segnali che dovrebbero poi comportare intervento non solo dell'autorità giudiziaria e delle forze dell'ordine, ma anche dei servizi sociali. E questo spesso non accade per le ragioni che dicevamo prima, perché si spera sempre di recuperare un rapporto che invece nella maggior parte dei casi è gravemente compromesso. Anticamente si diceva, una frase che ripeto sempre perché mi esprime benissimo, ius rem sibi habendi, proprio l'uomo, il possesso della donna, e non c'è niente da fare. E anche qua, come sì, diceva lei, è un fattore culturale. In effetti alla base c'è questa cultura del possesso. Che la donna è cosa propria, che è una manifestazione di potere nei confronti. Queste sono poi, diciamo, tutte situazioni che sono state sviluppate anche dalla psicologia, che però molte volte è molto difficile far capire alla vittima, perché la vittima spera sempre di poter rimediare, di poter cambiare la situazione. Di solito avviene così. Signor procuratore, a proposito di psicologia, c'è un procuratore che è stato a lungo alla Procura di Napoli Nord, al procuratore, mi pare che fosse un PM, Diana Russo. Diana Russo. Che è andata via. Bravissima, a Velletri. E noi condividiamo l'amore per gli animali, gli amici a quattro zampe, e mandiamo in WhatsApp con la storia di tutto ciò che ci capita sugli animali. È bravissima, ha scritto anche un altro libro a proposito di psicologia, e questo libro che sarà presentato domani a Napoli, La psicodinamica della relazione nelle procedure di valutazione giuridica, cioè si parla di vittime, perché lei era proprio, guidava la sezione fascia no, deboli. Io l'ho guidata a Napoli, ma io diciamo a Napoli ho coordinato più sezioni, tra cui anche quella fasce delle fasce deboli, quando ero procuratore aggiunto. Sì, la dottoressa Russo sicuramente è un magistrato di grande esperienza, di grande specializzazione e soprattutto di grande impegno. Grande impegno. Che ha manifestato nel suo lavoro. Infatti il suo trasferimento, dovuto non a disaffezione all'ufficio, ma da altri motivi, ha rappresentato, diciamo, per la procura una perdita, un bonus, ma comunque è bellino. Oltretutto, poi voglio dire, gli uffici non si basano solo su quello, comunque c'è tutta una squadra, vari magistrati. Io l'ho intervistata e a parte il fatto che un bel magistrato, oltretutto lei ha ricordato una grande sensibilità nei confronti degli animali, e tenga presente che su questo c'è anche una misura organizzativa dell'ufficio, perché noi abbiamo proprio un gruppo di lavoro che si occupa dei reati ai danni degli animali. Certo. Quindi abbiamo fatto delle indagini di un certo rilievo per quanto riguarda i traffici dei cani, dei cuccioli dell'Europa dell'Est,
abbiamo quattro magistrati che si occupano di questo, ma anche di altro, chiaramente. Perché le fasce deboli, però voglio dire, il magistrato che si deve occupare anche dei reati ai danni degli animali deve avere un qualcosa in più, oltre alla capacità professionale. L'amore. No, perché sono, più che amore, direi una particolare sensibilità. Tenga presente che la legislazione che riguarda gli animali è una legislazione alquanto complessa, articolata, certo, sì, per cui è estremamente tecnica, per cui è necessario poi avere una conoscenza approfondita di alcuni istituti, e noi su questo siamo validamente supportati dai carabinieri forestali. C'è l'articolo, perché i carabinieri forestali 500, hanno sì, ma adesso si sta parlando, perché in effetti, insomma, tutti i reati che puniscono, diciamo, sanzionano i maltrattamenti, le uccisioni degli animali, sono visti non in riferimento alla, diciamo, all'animale portatore di una sua capacità sensitiva, come essere sensibile, ma sono visti semplicemente in rapporto al sentimento che gli uomini hanno nei confronti degli animali. Adesso si sta cambiando, nel senso, si sta portando avanti un discorso di ritenere gli animali addirittura portatori di una loro posizione soggettiva. Certo. Mentre per il diritto italiano, tranne che per il diritto penale dove vengono considerati senzienti, ma per esempio per il diritto civile vengono considerate le cose. Certo. E in effetti, il diritto penale invece vengono come l'articolo 544, però chiaramente l'intervento punitivo è sempre a tutela del sentimento che gli umani hanno nei confronti degli animali, certo, non perché si tutela direttamente loro. Invece alcuni stati, soprattutto la Francia, adesso proprio nella sua strutturazione di istituti giuridici sta individuando gli animali come proprio soggetti di diritto. Certo, sono, molti dicono che sono migliori delle persone, io non voglio arrivare a dire questo, però insomma, in alcuni casi io dico sempre, nel dubbio, quando uno ha un dubbio, tante volte dico anche in famiglia, dico, quando uno ha un dubbio, dice, come farebbe un animale? Perché loro hanno una sensibilità particolare. Sensibilità. In ogni caso, speriamo che finiscano tutte queste cose di tagliare le orecchie. Mi pare, dunque, la caudotomia è quella che, per cui si taglia, mi pare, la coda. E cochectomia le orecchie. Ma vedo un esperto. Sì, allora. Sì, io sono espertissima, li adoro i cani. E quindi ne ho, diciamo, una grande stima. Anche su questo una grande stima. Ci sono dei progetti di legge che vogliono rendere ancora più efficace la tutela dei diritti degli animali, diritti, tra virgolette, e si devono punire le persone che sono cattive con gli animali, non sono cattivi con gli altri uomini o altre donne. Ha visto quel, non so se lei ha saputo, io sono rimasta anche quella è una manifestazione di possesso, no? È normale, io ne faccio quello che voglio. Molte volte il meccanismo può essere simile di quello simile a quello di cui dello parlavamo prima, ben. Nel senso sì, che l'animale è una cosa, quindi si può anche maltrattare. Maltrattare, sì. O per estremo infiocchettare, rendere ridicoli quelle cose là. C'è stato ultimamente un caso di un gattino soriano che è entrato in una scuola in provincia di Reggio Calabria. Un bidello l'ha ammazzato di botte, l'ha ammazzato davanti ai bambini. Io seguirò il caso, voglio sapere che punizione avrà questo bidello. Io mi auguro che vada in carcere, perché è una cosa che diciamo, un gattino che poteva fare? Sicuramente ha commesso un reato. È normale, è normale. Signor procuratore, lei ha lanciato un allarme per quanto riguarda le morti bianche. Ha detto così non si può andare avanti. C'è gente, ragazzi, purtroppo
non trovano lavoro, e anche persone di mezza età che magari hanno perso il lavoro e vogliono ancora continuare a lavorare accettano qualsiasi condizione di lavoro, e però poi dopo si muore ed è terribile. In questi ultimi tempi ci sono stati casi, uno di 65 anni, un poverino muratore rimasto schiacciato dal crollo di un muro di contenimento, un altro 54 anni morto in un crollo di un solaio che stava riparando, 32 anni, padre di due figli, rimasto schiacciato in un autocompattatore, cioè i rifiuti si compattano perché si formano le ecoballe. Questo è rimasto, cioè non si può andare avanti, e lei giustamente ha dato l'allarme. Come si può fermare questa ondata di morti bianche che non ha fine? C'è stata, come dice lei, effettivamente una recrudescenza significativa di questi casi, ma poi a distanza di pochi giorni. Fa impressione. Anche questi, soprattutto nella zona napoletana, dell'Interland napoletano. Sant'Antimo. Quindi tutti i paesi della provincia di Napoli. Perché così, innanzitutto perché c'è stato soprattutto per quanto riguarda l'edilizia, però gli infortuni non si verificano solo nel campo dell'edilizia. In questo momento si stanno verificando più in questo campo, anche perché sono riprese molte opere edili. Sì, e come si interviene? Si interviene intensificando i controlli. E su questo noi stiamo, pure qua ci sta l'omertà. Noi stiamo intervenendo con i carabinieri del NIL, ma anche con gli ispettorati del lavoro, con le ASL, perché c'è una competenza specifica delle ASL sulla tutela delle condizioni di lavoro. Ma bisogna controllare, bisogna essere presenti sui cantieri, bisogna non abbassare mai la guardia. Come dice lei, è dolorosissimo poi assistere a questi episodi, perché gente che esce per portare qualcosa per a casa, per andare a lavoro, e poi semmai per sostenere le proprie famiglie in situazioni di difficoltà, perché molte volte questi incidenti si verificano proprio ai danni di persone anziane, cioè avanti negli anni, quando forse dovrebbero già pensare alla pensione, ma che per tutta una serie di disagio economico lavorano ancora. Quindi molte volte questi incidenti si verificano quando cala l'attenzione e quando soprattutto c'è stanchezza. Certo. La stanchezza è una delle cause che comporta la diminuzione delle cautele, la percezione della insicurezza. Cioè, della pericolosità di quello che uno sta facendo. Uno cala il livello per cui un determinato... tu sai che facendo una particolare operazione si può verificare un incidente. Infatti alcuni di questi infortuni a cui lei faceva menzione hanno riguardato persone più avanti negli anni, per questo. Quindi, pur di avere un lavoro, di portare a casa qualche cosa e pagare le utenze, perché è inutile dirlo, oggi attraversiamo un periodo di crisi economica. A prescindere da ciò, l'ambiente di lavoro dovrebbe essere sicuro, sano. E bisognerebbe inculcare a tutti coloro che lavorano, ai lavoratori, la cultura della sicurezza. Molte volte manca. Si agisce nella consapevolezza che non succederà nulla, quindi si cammina sui tetti senza nessuna protezione. Perché si guastano i capelli? Si rovinano i capelli? Si sta sulle impalcature, sì. Si fanno degli scavi senza avere delle protezioni. E questo deve, anche qui, come sempre, c'è sempre il controllo, ma è importante anche la formazione dei lavoratori, ed è importante che ci sia quindi la cultura anche in questa
campo. Questo campo. Signor Procuratore, un'altra, lei ha fatto tantissimo per l'ambiente, inchieste portate al successo da lei, e volevo parlare un po' con lei delle bonifiche che sono ancora insomma, a rilento. I criminali dell'ambiente risolvono il problema delle bonifiche con i roghi. Il roghi è un modo semplice, pratico, economico, non costa niente e molto spesso rimane anche impunito, bisogna dire la verità. Ecco, è una il ministro Costa è nero, ha detto che è una vergogna, non si può andare avanti così. Ecco, questi roghi quanto aumentano il costo delle bonifiche e quanto rendono sempre più urgente risolvere questo problema delle bonifiche? Perché va a rilento. Come mai? Va a rilento, cioè io direi che le vere bonifiche non sono mai iniziate. Questo è un aspetto, allora che si sono fatti circoscritti? È un aspetto da tenere presente. Chiaramente speriamo che dopo anche una presa di posizione di esponenti politici, dei vertici dei ministeri, la situazione cambi, ma è così. Cioè, le vere bonifiche ancora vanno veramente molto molto lentamente. I roghi sono diminuiti, sì. Cioè noi abbiamo il monitoraggio continuo di questi fenomeni, abbiamo notato una diminuzione dei roghi, dei cumuli di rifiuti, un preoccupante aumento invece degli incendi negli impianti di stoccaggio dei rifiuti, che riteniamo collegati alla difficoltà nello smaltire anche la raccolta differenziata, per tutta una serie di ragioni che sarebbe molto complesso esaminare in questo colloquio tra noi, ma che riguardano soprattutto lo smaltimento della plastica, perché ci sono state delle esposizioni restrittive in Cina, dove in Corea pure mi pare, dove veniva venduto gran parte della plastica differenziata. Ora un po' il problema è soprattutto dovuto al fatto che molte volte la differenziazione non avviene correttamente, per cui non viene più quella plastica non ha i parametri per essere, i valori per essere utilizzata per altri scopi. Quindi c'è stato questo aumento sicuramente degli incendi sia nel territorio del circondario di Santa Maria Capua Vetere, ma anche da noi. Giuliano, lo Stir. Ce ne sono stati vari. Anche su questi aspetti la nostra attenzione è assolutamente costante. Contiamo anche per le ripercussioni che queste situazioni hanno sulla salute delle persone. Come lei saprà sicuramente, noi abbiamo concluso un'intesa con l'Istituto Superiore di Sanità già circa due anni fa, che è andato avanti lo screening, con grande impegno. Cioè praticamente abbiamo indicato oltre 3.000 siti dove ci sono rifiuto, trattamento di rifiuti, e quindi i ricercatori degli studi superiori di sanità hanno verificato l'incidenza non solo delle malattie tumorali, ma anche malattie di altro tipo, proprio nelle vicinanze, nelle zone attive dove ci sono questi rifiuti. Posso anticipare che i risultati di questo studio verranno con ogni probabilità presentati dai ricercatori proprio alla Procura di Napoli Nord a fine mese di giugno, quindi siamo proprio addirittura d'arrivo. Chiaramente questo studio a noi serve soprattutto per orientare, quello diceva lei, le indagini, gli obiettivi delle indagini sulle bonifiche, cioè stabilire delle priorità sulla effettuazione degli interventi di nostra competenza, chiaramente, certo, sui siti inquinati. Certo. Perché chiaramente se noi abbiamo dei dati in cui ci viene detto che in quella zona c'è un'incidenza
notevole di malattie tumorali, ci sono delle fonti inquinanti, cerchiamo di intervenire prima là. Chiaramente questo studio non ci dirà mai l'esistenza di un stretto rapporto di connessione, un nesso causale tra la malattia, però ci permetterà sicuramente di individuare nella maniera più opportuna le indagini. Certo, signor procuratore, a proposito di questi rifiuti e roghi, ci sono anche il problema delle ecoballe. Ecoballe, anche quelle, se ne sono state spostate poche? Poche, sono state trasferite nel sito a Villa Literno, cioè sono state trasferite un certo quantitativo, ma gran parte rimangono ancora sul posto. E anche quel sito, e come sappiamo, è stato interessato da un incendio. Comunque si sta facendo tanto. L'altro giorno, la scorsa settimana, c'è stata una task force, polizia, carabinieri, guardie di finanza. Ecco, questo è anche un altro risultato positivo, cioè di queste action day, cioè di questi interventi che vengono fatti fatti dalle forze dell'ordine, però con varie componenti, quindi polizia metropolitana, carabinieri, guardia di finanza, ecco, ispettorato del lavoro, proprio per verificare, diciamo, in maniera onnicomprensiva determinate situazioni che si verificano soprattutto in aziende. Certo. Che molte volte uno dei canali dello sversamento, diciamo, di rifiuti e l'abbandono di rifiuti sulle strade è proprio l'attività in nero che si compie in alcuni opifici. Sì, perché se l'azienda è a nera, l'imprenditore nasconde. Non può essere smaltito in maniera legale, quindi bisogna trovare dei canali alternativi. Certamente. Signor procuratore, il suo collega, procuratore Cafiero De Rao, procuratore nazionale antimafia, che io aspetto con ansia qua, ha detto: stiamo attenti ai cantieri, perché i cantieri in questo periodo vanno a caccia della criminalità organizzata, va a caccia di cantieri, nel senso che ce ne sono parecchi aperti. C'è quello del Ponte Morandi a Genova, dice: state attenti, stiamo attenti, che là può darsi che si insinua il crimine. Detto fatto, dopo una settimana c'è stata la cosa interdittiva antimafia per l'impresa che napoletana, che era stata che aveva il compito di questi lavori, ma era già, la DIA ha detto che era legata alla criminalità organizzata, già vecchia conoscenza della Corte d'Appello di Napoli, che non mi ricordo erano implicati in cose, insomma, di estorsione. E l'altro giorno cantieri sui lavori all'UNESCO a Napoli, lo stesso, si aggiravano delle persone un po' sospette, l'imprenditore ha denunciato e poi ha chiuso il cantiere. Certo, non è un esempio di fiducia nelle istituzioni, ma ogni imprenditore, insomma, fa quello che vuole. Però dopo che si è trovato, il colpevole di questi giretti attorno al cantiere, l'imprenditore ha riaperto. Molto spesso, signor procuratore, gli imprenditori vessati per anni, poi alla fine si stancano e molto spesso diventano associati, diventano collusi. Quanto è sottile il confine tra l'imprenditore vessato e quello colluso? Io penso che l'imprenditore degno di questo nome, non si fa, può essere vittima del reato, ma non diventa mai lui poi a sua volta un associato. Ci sono delle zone grigie, ma soprattutto questo avviene quando l'imprenditore, per un qualsiasi motivo, entra in contatto col criminale o con l'organizzazione criminale. Allora poi si può verificare una situazione di do ut des, e questo comporta che chiaramente poi l'imprenditore diventa uno strumento nelle mani della criminalità. Oppure quando, per esempio, si chiedono fonti di finanziamento, oppure molte volte l'imprenditore non riesce ad avere il giusto credito bancario, quindi deve trovare delle forme alternative, semmai incappa in persone che sono disponibili a prestargli denaro,
in un primo tempo non sa bene se queste persone sono diciamo, nell'ambito della criminalità organizzata, ma poi si accorge di essere in qualche modo caduto nel tranello e lì poi c'è la possibilità che l'imprenditore perda completamente il controllo della sua azienda. Quindi chiaramente la vigilanza di queste imprese, soprattutto le imprese edili, ma non solo, è importante, ma non per ostacolarle assolutamente, ma per tutelarle. Certo. Perché chiaramente dove c'è danaro c'è sempre l'interesse della criminalità, ma questa diciamo, è una cosa abbastanza scontata ed elementare. Chiaramente come sta dicendo da tempo la criminalità organizzata è cambiata, sì, rimangono ancora le estorsioni, rimane ancora il traffico di droga che molte volte la criminalità appalta ad altri, ma l'interesse principale adesso è quello del riciclaggio, dell'investimento del denaro che proviene dalle attività illecite, che non avviene più perché qui in Italia ci sono tutta una serie di controlli e quegli episodi che lei citava, cioè delle imprese diciamo, che in qualche modo non hanno potuto fare i lavori perché colpite da interdittiva antimafia, sono manifestazione dell'efficienza dei controlli, quindi vuol dire che i controlli funzionano. Quindi a che assistiamo? Assistiamo a interessi economici criminali che si spostano al di fuori dell'Italia, in altri contesti europei, dell'est soprattutto, l'Europa dell'est, dove i controlli semmai non sono così pregnanti come in Italia, anche perché in Italia ormai le forze dell'ordine e la magistratura hanno acquisito una grande esperienza, quindi sono diciamo insegnano a tutte le altre polizie, a tutte le altre magistrature. Ecco, questo, anche per questo adesso assisteremo a un passaggio importante, quello dell'istituzione del procuratore europeo, che dovrà curare tutti questi aspetti, soprattutto di transnazionali. Pure l'Eurojust fa questa cosa. Sì, l'Eurojust però diciamo, è più nell'ambito... Limitato? Sì, no, diciamo, è più nell'ambito del coordinamento. Ah, Invece lì ci sarà proprio un'attività con delle attività proprie e dovrebbe essere operativa, se non sbaglio, nel 2020 ha già il Consiglio Superiore ha bandito la procedura per la scelta del procuratore europeo. Certo. Perché ci sarà un rappresentante per tutti gli stati e poi ci sarà, li penso, dopo la scelta di questi rappresentanti a livello di Stato, un unico procuratore europeo. Bene. Quindi quello sarà, diciamo, un aspetto, uno sviluppo molto importante, che si basa anche su quello che è stato l'insegnamento in primis di Giovanni Falcone, no? Certo. Che è stato un antesignano e un magistrato, proprio oggi ricorre il 27esimo, l'anniversario di Capace. E chiaramente il nostro pensiero va a tutti i caduti della magistratura, delle forze dell'ordine, ma anche i cittadini che sono rimasti vittime della criminalità organizzata. Ripeto, Falcone aveva intuito che quello sarebbe stato lo sviluppo delle attività criminali. Quindi lui ha avuto l'idea della DIA, delle direzioni distrettuali antimafia e anche questi aspetti transnazionali erano da lui molto seguiti e intuiti, perché allora forse non c'erano neanche gli strumenti diciamo legislativi ma anche operativi per poter intervenire. Ma allora diciamo questo aspetto era meno esteso, adesso invece, come più volte è stato detto dagli analisti, ma soprattutto dai colleghi che si occupano di criminalità organizzata, sono molto molto più
sviluppati questi interessi transnazionali nell'ambito del riciclaggio di quelli che sono i grossissimi proventi, soprattutto dell'attività di spaccio delle sostanze stupefacenti. Lei ha tenuto un bellissimo convegno, io che la seguo sempre, l'anno scorso sul riciclaggio, autoriciclaggio, riciclaggio e autoriciclaggio, proprio nell'aula Livatino, mi pare a Napoli Nord, lei è il padrone di casa e si è parlato proprio di questo riciclaggio. Oggi ricorre il 27esimo anniversario, 23 maggio 1992, morte di Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini di scorta, molto spesso non si nominano Schifani, Montinaro e Dicillo. E signor procuratore, di tanti servitori dello Stato che hanno perso la vita, io ricordo Pio La Torre, Chinnici, Scopelliti, Terranova, tantissimi, perché, come mai Falcone è quello sono che più i magistrati. Alcuni. Questi sono i magistrati, Falcone è rimasto più nel cuore di tutti. Falcone era chiaramente una persona di grandissima levatura che nel corso della sua attività è stato anche ostacolato, adesso che non è il caso di andare a parlare tutta questa vicenda. Ostacolato e lasciato solo. Poi l'azione che è stata fatta nei suoi confronti è stata un'azione di un'eclatanza tale che chiaramente ha impressionato molto tutta l'opinione pubblica e quindi ha comportato anche poi successivamente delle scelte, degli interventi legislativi che sono stati molto importanti, alcuni dei quali richiamavo prima. Ma chiaramente le vittime della criminalità organizzata sono tante, le ha ricordati i magistrati, ma tanti appartenenti alle forze di polizia. No, tra i magistrati ricordiamo Rosario Livatino, infatti io ci tengo ragazzino. Particolarmente che i colleghi giovani che prendono possesso da noi facciano il loro giuramento, che in effetti è equivalente alla presa di possesso, proprio nella sala intitolata al Rosario Livatino, che abbiamo il giudice ragazzino, morto giovanissimo, ucciso dalla Stida, mi pare nel 1990, giusto così. E quindi sì, c'è questa intitolazione di questa aula. Signor procuratore, il Falcone aveva scritto un libro, Cose di Cosa Nostra, nel quale libro diceva la mafia si fa Stato dove lo Stato non c'è. Molto spesso al nostro sud ci sono delle zone dove lo Stato non c'è e succede che la mafia si inserisce al posto dello Stato con il consenso, molte volte proprio con il sostegno della cittadinanza, che per ripicca, forse per ripicchia, si associa diversamente e non sostiene più lo Stato. Corrado Alvare, un vecchio scrittore, uno scrittore saggista calabrese, diceva la più grande disgrazia che può capitare a una società è quella di pensare che vivere onestamente sia inutile. Cioè praticamente dice tanto che lavoriamo a fare onestamente, diamo sostegno. È proprio un procuratore di Napoli Nord, io che seguo sempre Napoli Nord, ai Roma, procuratore Roma, scrisse un bel libro tanti anni fa, Gli Irrispettabili, che parlava proprio di questo sostegno dato dai cittadini. Secondo lei il cittadino perché poi in fondo sicuramente è scontento? La sfiducia nei confronti delle istituzioni è un elemento che sotto il profilo culturale chiaramente incide moltissimo nel rafforzare le mafie, la criminalità organizzata. Soprattutto questa sfiducia alimenta quei canali che poi portano tanti giovani verso la delinquenza, attraverso la enfatizzazione di modelli comportamentali che fanno quasi dei modelli, degli eroi. Degli eroi, dei criminali vengono visti quasi come degli eroi. Su questo chiaramente c'è anche una responsabilità dei mass media, perché chiaramente cosa avviene? Che molte volte alcune trasmissioni, alcuni film
tendono a mitizzare, a enfatizzare il personaggio criminale come un eroe, come una persona che ha una vita interessante. Questo. Per cui questo spinge molte volte i giovani a seguire questi modelli. Questo, su questo la, diciamo, ecco, gli operatori della stampa, ma della televisione, hanno una grossissima responsabilità. Bisogna far, perciò è importante molte volte far capire ai giovani che la scelta della legalità si fa senza se e senza ma, e bisogna far sempre loro presente questi eroi civili, che poi non sono eroi, sono persone che hanno fatto fino in fondo il loro dovere e che hanno rappresentato il vero argine nei confronti della criminalità organizzata, ma soprattutto anche per il valore simbolico del loro sacrificio. Questo è un aspetto importante. Quindi bisogna sicuramente ricordare queste persone, ma bisogna soprattutto inculcare i valori che hanno indirizzato la vita di queste persone. Quindi il rispetto delle regole, la legalità, è molto importante questo. Quindi, mantenere vivo il ricordo. Ecco, mantenere, sì, ma non solo il ricordo, ma delle persone. Ma hanno rappresentato? Ma anche fa riferimento sempre ai valori che loro hanno rappresentato. Questo secondo me, l'aspetto che devono procedere di pari passo, ma è importante tenere presente entrambe le cose, chiaramente anche in questo la scuola è importantissima, ma su questo devo dire la verità, si fa molto, anche se poi non bisogna limitarsi solo alle manifestazioni esteriori, ma bisogna vivere concretamente questi valori. Spesso non avviene questo, nel senso che si fanno le marce, poi ognuno continua a fare quello che ha sempre fatto, che sicuramente non è ispirato ai valori della legalità e del rispetto delle regole. Molto spesso nell'ambito di una stessa città ci sono due città, una per bene e una per benista, che come dice lei... Per benista, mi sembra, perché molte volte non è detto che, diciamo, solo nelle periferie, di cui parlavamo prima, o nei quartieri ghetto ci sia la criminalità. Molto spesso anche la cosiddetta classe borghese, in quartieri cosiddetti borghesi, soprattutto nell'ambito anche dei professionisti, ci sono quelle situazioni, diciamo, che possono alimentare anche attraverso impropri collegamenti quelli che sono gli interessi della criminalità organizzata. E certo, soprattutto quando i reati sono fatti così perfettamente, soprattutto, vuol dire che c'è dietro qualche professionista. Quando si parla di una criminalità organizzata che adesso è finalizzata soprattutto al riciclaggio, al rimpiego dei capitali sporchi, chiaramente è necessario tutta uno staff anche di professionisti che devono incanalare queste attività in binari apparentemente leciti. Quindi è giusto richiamare gli ordini professionali alla loro responsabilità, dovere. Ma che indubbiamente loro... Questo non vuol dire che tutti quanti sono persone assolutamente per bene, anzi persone professionisti impegnati in questa attività. Molte volte le segnalazioni provengono proprio da loro. Però indubbiamente bisogna stare attenti anche a questi aspetti. Certo. Signor Procuratore, giuro che l'ultima domanda che le chiedo, poi si libera. La mafia, la corruzione sono due mali sociali e non c'è nulla da fare. Molto radicati, non solo nel nostro territorio, ma un po' in tutta Italia. La politica non si interessa tanto, sembra, si dica.
si dice, non si interessa, non è per lei una cosa primaria abbattere queste due realtà, questi due mali sociali, sembra che sia solo un affare dei magistrati, delle forze dell'ordine. Ecco, come mai la politica non si interessa tanto di questo problema, invece è importante perché lei dell'economia io non nostra. Penso che la politica non si interessi, perché tanti istituti, tanti strumenti sono stati non dati così dalla come dovrebbe, no? politica. No, il problema è che la criminalità organizzata e la corruzione sono problemi molte volte estremamente connessi, perché entrambi si basano sulla omertà e sulla difficoltà molte volte di individuazione. Quindi molte volte che cosa succede? Che i risultati, mentre è più facile semmai prendere gli autori degli omicidi, delle estorsioni, molte volte quando si arriva ai reati di corruzione, che molte volte vengono commessi dalla criminalità organizzata, che ormai la criminalità organizzata si è fatta furba, nel senso sa che molte volte è preferibile corrompere piuttosto che minacciare, che intimidire. Certo. E allora là vi sono delle difficoltà investigative, perché, ripeto sempre, le notizie di reato per corruzione sono pochissime, perché c'è l'interesse del corrotto a non rivelare il suo coinvolgimento. Quindi molte volte sono indagini che si basano su intercettazioni telefoniche, semmai si fanno per altro, dove poi emerge l'episodio di corruzione. E quindi la corruzione chiaramente esiste, c'è un'alta percezione della corruzione. Però i magistrati, forze dell'ordine, state avendo un successo in questo periodo veramente... questo sicuramente non sono mancate indagini importanti in materia di corruzione, però anche qua ci sono aspetti complessi, perché la corruzione molte volte si annida quando la pubblica amministrazione è inefficiente. Certo. Quindi molte volte abbiamo enti locali dove non c'è la possibilità addirittura di fare i controlli, perché non ci sono le carte, non si trovano le carte. C'è l'interesse a mantenere le cose nel disordine più assoluto. Per cui la lotta più efficace alla corruzione, se, a mio avviso, si fa cercando avere piena trasparenza della pubblica amministrazione e piena efficienza della pubblica amministrazione. Certo. Perché lì diventerebbe tutto più facile poi scoprire gli autori di illeciti. E certo, insomma, è sempre più difficile, perché è una criminalità che si raffina sempre più, si diventa sempre più tecnologica, anche imprenditoriale, insomma, faticate non poco. Allora, io la ringrazio tantissimo per avermi concesso questa intervista. Proprio sono contentissima. Si è stancato, si è scocciato? No, assolutamente. L'ho trattenuta molto. È stato un piacevole colloquio. Benissimo. No, scocciato nel senso che lei è sempre Spero impegnato. Spero che possa essere interessante per i nostri telespettatori. Sicuramente, io la ringrazio per l'onore che mi ha dato, che ci ha dato. Non dico torni presto, perché questo è un sogno, una chimera, però ci farebbe piacere se lei tornasse. Grazie a lei. Grazie per tutto quello che fa.